Ragazzi, welcome back. Sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web. Va bene. Open world. Per me è un genere che preoccupa, immediatamente, di gusto. L'open world come sistema di gioco mi mette in allerta. Mi mette in allerta per colpa di Ubisoft, che ha creato dei titoli così imponenti, e quindi comunque positivi, da omologare il genere. Anche troppo. Molti si sono stati influenzati in maniera morbosa dalle scelte operate da alcuni titoli Ubisoft. Quindi che succede? Che ci ritroviamo in un sistema nel quale gli open world tendono a ripetersi un po' troppo. Io non ho mai apprezzato i collezionabili, per esempio. Mondi giganteschi, immensi, talmente grandi da risultare noiosi. Terrificante. Mondi bellissimi, ma non bei videogiochi. È tosta, ma è anche gusto personale. E in questo gusto personale ho dovuto affrontare Horizon con molta, molta preoccupazione, perché ho pensato, dannazione, potrebbe stuccarmi. Potrebbe non toccare le mie corde proprio per la mia avversità nei confronti degli open world. Non certamente cocente, non violenta, ma senza l'amore per il genere, chissà cosa accadrà. Che sorpresa. Ora ne parliamo, ma... Ragazzi, io ho comprato un artbook di Horizon. L'ultima volta che ho comprato l'artbook, un artbook di qualcosa, non lo ricordo, ma fu di The Iron Giant, di quel grande artista, che però è un film, non è un videogioco. Quindi wow. Parliamone, ragazzi. Questa effigie del primo sguardo, questo primo sguardo, è interessante. Horizon è interessante, perché nella sua classicità totale, che sorpresa. Ma lasciatemi fare un gioco, senza fare disamine sugli open world e quello che ne penso. Magari ne riparleremo in un'effigie del mercato. Voglio fare un gioco come se parlassi a guerriglia. Guerriglia. E chiunque di voi abbia potere decisionale in questo talentuoso, incredibile studio. Avete le fondamenta di qualcosa, che so benissimo, state sviluppando. Bene. Avete mai sentito parlare di spin-offs? Vi prego, prendete Capcom. Plagiatela. Fatelo. Prendete Monster Hunter. Le fondamenta del combat system di Horizon. E copiate con stile. Evolvete. Perché c'è bisogno. Io ho bisogno di un Monster Hunter su home console. Che abbia le palle cubiche. Come ha dimostrato di avere in tante sue parti Horizon Zero Dawn. Volete far sì che ogni essere umano senziente con una passione per il genere perda possibilmente ogni speranza di avere una sana vita sociale e un corpo biologicamente sano? Fatelo. Per favore. Se avete una minima passione per i videogiochi, è probabile abbiate già sentito parlare abbondantemente di Horizon. Ecco, magari lo avete già platinato, per dire. Non mi trovo esattamente sul pezzo per approfondirlo, ne sono consapevole, ma non darò nulla per scontato, perché voi, tecnicamente, siete qui per sapere cosa ne penso io da zero. Ciò che posso dire fin dall'inizio, ragazzi, è che sì, è un videogioco veramente con le palle, per usare termini diretti. Come in realtà non se ne vedevano da un po' in una nuova IP, con tutte le possibilità quindi di essere dimenticabile. Guerrilla è una compagnia che ha sempre lavorato principalmente su un singolo franchise, che tra l'altro fin dalla sua nascita è stato veramente intrigante da seguire, se lo ricordate, se lo avete vissuto anche voi. Killzone per PlayStation 2 fu qualcosa che amai profondamente all'epoca, e Killzone 2 in realtà fu un pilastro. Fu quasi scioccante a livello estetico al lancio della PlayStation 3.
pur vero che però mi introdusse personalmente al concetto del false advertising che avviene e avvenne e continua ad avvenire durante le conferenze e presentazioni di questo mondo che tanto amiamo e spesso dobbiamo affrontare. Allontanandosi però dal loro bagaglio, in 6 anni di lavoro hanno deciso di scommettere veramente tanto per portare alla luce questa IP completamente nuova e soprattutto open world. Sapete che io drizzo le orecchie, perché me ne avete sentito parlare nell'introduzione. Gli open world sono qualcosa che mi preoccupa sempre molto in partenza, ed anche se sembra che il nuovo Breath of the Wild di Nintendo abbia potenzialmente spinto l'asticella a nuovi standard, che è certamente una cosa che spero ma che dovrò valutare con attenzione personalmente, visto come gli hype train sono mai stati un dato positivo nella critica mondiale, specialmente con grandi nomi dietro, comunque effettivamente sembra averlo fatto. Ma Horizon Zero Dawn, nella sua autonomia, separandosi da paragoni e sciocchezze che il web tanto ama e scioccamente porta ad un conflitto piuttosto che ad un amore per il medium, ragazzi, Zero Dawn è un lavoro fatto davvero con i fiocchi. Pur sì, pur se con qualche strana, ma veramente strana, specialmente per il lavoro fatto dietro tutto il resto, qualche strana incertezza o lacuna. Ne parleremo, assolutamente. Ma prima di ogni cosa vorrei togliermi un dente. Può sembrare banale, ragazzi, può veramente sembrare superficiale, ma sul serio, davvero. Guardate. No. Guardate. Io su console, un engine che raggiunge un'estetica così, non l'ho mai visto prima. Stento ad immaginare una grafica così completa anche su molti attuali titoli su piattaforma PC. C'è il trucco? Sì, certo! Chi lo ha provato saprà già probabilmente come, al di là dell'ovvia grande competenza tecnica ed eccezionale base di partenza e ricerca di Guerrilla, sia stato possibile ottenere un risultato simile. Quale? Qual è questo trucco? La fisica è quasi del tutto assente nel mondo di gioco. Me ne sono accorto praticamente subito. L'ambiente non reagisce ad Aloy e viceversa. Ogni cosa è separata. È un compromesso chiaramente deciso in sede di game design, visto come tutto il gioco non si sviluppa sulla fisica e risulta accettabile, visto come, appunto, qui abbiamo a che fare con un titolo che punta su un'esperienza incentrata sulle creature che popolano l'ambiente, più che su quest'ultimo che deve invece risultare solo, tra virgolette, un mondo pregno di pura bellezza. Qui si è veramente potuto e dovuto sfruttare i limiti di una PlayStation 4 con una CPU mediocre per puntare invece su qualcosa di estetico. Si punta alla sua bellezza e veridicità piuttosto che sulla sua interagibilità. È l'esatto opposto appunto di Breath of the Wild. Si potrebbe dire, e sapete che è qualcosa che mi sentireste volentieri dire, che togliere interazione da un videogioco è un evidente errore. Certo, certamente. Ma Horizon è veramente eccezionale nel quanto ti fa videogiocare senza quella fisica. L'interazione è costante, presente, quasi soffocante nel modo in cui effettivamente ogni piccola cosa, ogni piccolo scontro è giocoso. Il suo mondo immobile, tra virgolette, vuole in realtà essere solo un ammaliatore durante i nostri movimenti. Un contesto che faccia veramente battere il cuore, ed è questo l'obiettivo della sua interazione. Naturale desiderare di più. Davvero, perché basta giocare un'ora a Breath of the Wild per capire la differenza, ma non la battaglia vinta o persa. Maledetto internet, che non capisci che cos'è il videogioco oggi, e che non capisci cosa vuol dire amare quello che sta succedendo in un 2017 che sta sfornando cose veramente impressionanti. Cazzo, Horizon è un videogioco che poteva essere veramente la mediocrità totale. E quindi certo, naturale desiderare di più, sempre. Sarebbe stato incredibile con anche la fisica. Ma funziona. Horizon Zero Dawn funziona. Il risultato colpisce. E credetemi, lo dico con tutto il cuore e la passione che ho nel videogioco, colpisce più di quanto mi sarei aspettato. Mai. Infatti, questo mio primo sguardo in realtà vorrei si concentrasse soprattutto sulle mie perplessità, visto come ve lo posso sintetizzare in poche parole il risultato del lavoro di Guerrilla. È un videogioco che spero possiate giocare in tanti, perché è la prima volta che ho davvero desiderio di continuare a videogiocare qualcosa per cui vi ho dato un video di prime impressioni come questo. Prima di arrivare al punto, però, che sicuramente sarà la
conclusione, ossia la mia certezza di volervi far capire cosa che non funziona, analizziamo un minimo il generale. Si parte da zero. Si gioca come Aloy, una giovane donna che vive in un'ambientazione che è quasi difficile definire post-apocalittica, dopo tutto. Perché si parla di una civiltà passata, chiaro, che è stata effettivamente apparentemente estinta, ma l'umanità come specie è sopravvissuta ed è passato un millennio da quel disastro. La natura ha riconquistato completamente il pianeta. La mappa di Horizon è pregna di colore e trasmette sensazioni opposte alle terre di nessuno, comunque molto comunicative e importanti, che abbiamo vissuto con titoli come Fallout 3. L'unica reale ma cruciale differenza con un mondo immerso nella natura, però, non sono banalmente i resti della civiltà passata, ma il fatto che le macchine e tecnologie di quell'antichità non sono semplicemente rimaste, hanno subito un adattamento durante questo millennio, con dei nuclei tecnologici rimasti attivi che si sono evoluti in modo autonomo, creando una forma di catena alimentare completamente nuova e meccanica che popola l'ambiente come se fosse una seconda fauna. L'idea è tremendamente semplice, ma resa da Dio, ragazzi. La popolazione indigena, pur se con diversi punti di vista o di ignoranza a seconda della loro cultura, chiusura mentale o fede, è spesso perfettamente consapevole che le macchine non sono naturali, del come chiaramente ci fosse stata un'umanità precedente con una tecnologia avanzatissima e conoscono il concetto di tecnologia per quanto non sanno svilupparlo. Per loro gli strumenti sono come giocattoli da mischiare, ma il punto è che quindi, in parte, sanno come sfruttarla a modo loro, di come sì aver dovuto ricominciare la propria strada come specie, ma con una marcia in più non da poco, anche sociale. Il punto, lo sapete, è che per me i dettagli contano, e non superficialmente quelli estetici, come il modo in cui si veste una cultura, una tribù, un personaggio. No, c'è di tutto qui. È questo che mi ha colpito di Horizon, che è veramente pieno di cura. Una cura spesso ignorata in questo medium, come in altri. Ignorata nelle storie che tanti di noi chiamano per abitudine commerciali. A cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che la cultura di Aloy e degli esseri umani di questa nuova terra è chiaramente diversa dalla nostra. Non è come un film ambientato negli anni 20, fatto negli anni 50, in cui tutti sembrano degli anni 50, per fare un esempio macabro, no? I loro modi di parlare, i loro gesti, espressioni, metodi di trasmettere empatia o non farlo. Fa quasi strano se si fa attenzione al modo in cui si rapportano i personaggi a volte. Il rapporto fra la nostra protagonista e suo padre è alieno. Non si sfiorano nemmeno una volta. Capiterà, senza far spoiler, che lui la metta in grave pericolo di morte senza battere ciglio, pur se la ama. Proprio perché secondo gli obiettivi di lei, in questo mondo o agisci in questo modo come genitore o non le potrai mai dare nemmeno una chance di farcela e di realizzare il suo sogno. Così come il modo in cui i personaggi si confrontano fra loro ed affrontano ciò che accade e gli avvenimenti intorno a loro, nelle migliori di prova mi sono sembrati veramente interessanti, mai banali. Sono piccolezze che ho apprezzato profondamente, e non vado nei dettagli per non rovinare la sorpresa a nessuno, ma rabbrividisco anche, credetemi, qui veramente si tratta di essere nerd, io rabbrividisco dinanzi alla cura meccanica che hanno realizzato Guerrilla nei confronti delle macchine, del come si comportano, muovono, vivono e muoiono. Riesci quasi a percepire l'idraulica, riesci concretamente a farti un'idea di come hanno sviluppato un'evoluzione propria senza scimmiottare gli animali in sede di design. Non hanno messo finte piume d'acciaio, no, hanno gestito coerentemente come un computer troverebbe la via migliore di ripetere la natura, perché la natura è perfetta. Riesci concretamente a non sentire un modello che si muove su un ambiente 3D, ma a viverne la presenza, il peso. Loro sono lì, specialmente quelle di grandi o piccolissime dimensioni, fanno impressione, ragazzi. E qua sembrerà che sto facendo un'apologia da 10. Horizon mi ha sconvolto nei suoi problemi, in realtà, perché dopo tanta meraviglia estetica, e adesso arriviamo anche al gameplay, ha degli strafalcioni incredibili. Vi garantisco che non riesco a capirli, visto il tempo di lavoro, alcuni di essi. Sono proprio sottigliezze che però diventano proprio calci nello stomaco. Ma andiamo al nucleo, di ciò che è il videogioco di Horizon, perché per ora ho parlato solo di design ed estetica. È importante, ed è fondamentalmente qualcosa di veramente impattante all'inizio. Però non è il videogioco. Raggiungiamo il nucleo, il clou, così da poter arrivare in chiusura alle perplessità, dopo una valanga di meritatissimo miele candito. Horizon è, tra virgolette, molto spesse, perché io non vedo l'ora di vedere cambiamenti in questo, ma è la perfezione del classico open world. Classico in tutto,
tutto, ogni cosa, ma con degli approfondimenti nelle singole componenti del suo gameplay che lo rendono bello. Ragazzi, davvero, lasciatemi essere felice di aver vissuto una bellissima esperienza in queste ore, di volerla vedere conclusa. Le macchine sono il principale avversario di questa avventura, appunto, ed è qui che vi voglio, è qui che Horizon stupisce, perché altrimenti sarebbe stata una sorta di eccezionale esperienza grafica. No, c'è un bel gioco dietro. Tutto gira intorno al modo in cui i mezzi tecnologici di Aloy permettono di affrontarle, in uno stile molto vicino a quello di Monster Hunter della Capcom, pur se in forma ridotta. Perché si possono analizzare i loro percorsi, farli apparire in sovrimpressione sullo schermo, evidenziare i loro punti deboli, lasciarli evidenziati durante il gameplay, scoprire a quali elementi e proiettili sono fragili, creare strategie, trappole, pozioni, eccetera. Che bello questo eccetera. Perché tutto avviene senza caoticità, salvo casi sfortunati in cui effettivamente è difficile uscire da degli errori fatti che costano caro, ma aiutano ad apprendere. Ne riparleremo però. Alcuni errori costano troppo caro e lì entra in gioco il problema telecamera, il problema equilibrio di Horizon. Tuttavia, creature diverse hanno punti deboli diversi, sì, ma componenti riconoscibili con l'esperienza che quindi permette di anticipare alcuni scontri e capire come far esplodere un serbatoio, paralizzare una mandria o soprattutto, e questo è veramente interessante, rimuovere delle intere parti ostili della loro corazza, da lanciafiamme a letterali mitragliatori al plasma. Tutto questo mentre queste componenti prendono luminescenza per puro gameplay che ti dà in realtà una soddisfazione terribile. Quando stacchi una componente e diventa un viola fosforescente, sei felice, lo vedi, ti viene voglia di farlo ancora, di fare più grandi esplosioni, di farli a pezzi. È possibile così, ragazzi, davvero decidere come affrontare ciascuna situazione, incluso il quanto affrontarla. Perché sarà spesso possibile trovare un modo più veloce ed efficiente di farlo, senza che però il modo più laborioso perda di interesse o di utilità in molte situazioni. Perché? Questo è il punto, ragazzi. Si possono evitare i nemici, si possono uccidere e basta, ma distruggere quelle componenti rilascerà materiali utili al creare strumenti e munizioni, cose uniche. Così come uccidere un avversario avrà sempre, sempre come premio dei punti esperienza. Ecco, avete capito, vero? Non siamo assolutamente ai livelli di costante sensazione di reward che dava The Phantom Pain, per esempio, ma Horizon, con anche il suo microsistema GDR, comunque, di ramo di abilità, che non permette di creare build, ok? Non è un vero e proprio gioco di ruolo, non costruisci la build di Aloy, ma costruisci il percorso verso il completamento delle sue capacità, quindi decidi come arrivare alla fine. E permette, quindi, persino questa meccanica, di percepire un costante miglioramento delle proprie abilità, anche se derivanti da quelle della nostra guerriera. Senza però infierire troppo sul completamento di sfide che si potrebbero ignorare all'inizio e completare dopo. Capite cosa intendo? Quelle classiche challenge che gli open world permettono di fare, che in Horizon sono piuttosto acute e ti permettono anzi di imparare bene alcune nuove meccaniche, non vengono avvilite dai potenziamenti che è possibile dare ad Aloy. Un comportamento, un errore di game design che aveva il primo Gravity Rush 2 e che il secondo riuscì a risolvere. Ci sono tanti altri dettagli. Hai sempre voglia di incontrare un nuovo mercante perché ti donerà una sciocchezza, una cassa di materiali casuali, ma lo fa! Hai una carezza! Ed è possibile ottenere diversi tier, diversi livelli di armature e potenziamenti con i quali migliorare tutto il proprio equipaggiamento, creando quindi, tra enormi virgolette, una forma di setup. Si può puntare alla difesa, agli elementi, all'attacco, tutto seguendo le munizioni uniche che ha ciascun tipo di arma. Non si possono mischiare. Questo permette di avere una pulizia mentale molto interessante, perché non ci sono troppe cose da fare, ma quelle presenti si fanno sentire. Ed è questo che lo fa funzionare davvero. Non soffoca, premia. Ho concluso le mie ore di prova distruggendo e combattendo in autonomia un divoratuono, una creatura gigantesca, ed è stata un'esperienza elettrizzante, in cui mi sono veramente sentito parte di un gameplay che funzionava e che aveva tutte le carte in regola per poter dare il meglio di sé in una mappa aperta contro una creatura gigantesca, con tanti punti deboli e tante cose da rimuovere, tante cose su cui stare incredibilmente attenti, verso le quali stare incredibilmente attenti. È stato, per dire, come uccidere un Devil Joe di Monster Hunter, pur, appunto, come ho detto, con un sistema molto più semplice e diverso nell'approccio alla battaglia.
Al macrocosmo del combattimento, ragazzi, si aggiungono però dettagli presenti anche altrove. C'è un equilibrio inizialmente acuto e non stucchevole che impedisce il fast travel birbante troppo libero, ma permette di farlo diventare tale successivamente, con una mappa di gioco che ha davvero tutto ciò che ci si aspetta dal classico open world, che in questo caso vuole, ma francamente riesce, a fare bene ogni proposta che offre. Per dire, accampamenti sia di banditi umani che di macchine da distruggere in maniera diversa, torri viventi da scalare per apprendere i dettagli della mappa circostante, classico ma incredibilmente acuto in questo caso, perché è diverso. Una mappa che esteticamente anche a livello di HUD è veramente elegante, e side quest, questo è importante, side quest non esageratamente banali. A me stuccano molto le fetch quest, sono qualcosa che ritengo pessimo game design, pigro game design, ma che qui, pur essendo spesso tali, nascondendo quindi quelle meccaniche e quei percorsi molto semplici, contestualizzano diverse culture, mostrano dettagli del mondo narrativo altrimenti più oscuri e permettono un'esplorazione più completa dei vari biomi della mappa di gioco. Perché non è colossale come tutti fanno a gara per far sì che sia la loro, più grande mappa open world di sempre, che bello, siamo dei coatti, no! La densità, la bellezza, la coerenza è quello che conta. Quanto è bello videogiocare in questa mappa? È questo che ci si deve chiedere, ragazzi. Tuttavia, sì, io ho parlato di lacune, definendole anche strane. Ed è così. Perché Horizon riesce ad avere un open world grande, ma non mastodontico per dire, appunto, in cui è magicamente equilibrata ogni azione. I dungeon chiamati calderoni sono tutti unici, così come lo sono le così chiamate Ubi Tower, no? Le torri introdotte da Assassin's Creed che aprono le porzioni di mappa presenti negli open world successivi adesso. Che però, nella loro non originalità, qui troviamo in numero piccolissimo e quindi mai stucchevole e persino come viventi, come dissi prima, tra virgolette. Ma al centro di tante finezze ci sono strane superficialità. La mancanza di lock-on funziona in combattimento, spesso e volentieri anche, ma nelle aree chiuse è veramente solo un ostacolo per il giocatore, che se viene scoperto o messo alle strette, perde, davvero, perde ogni possibilità di gestire la situazione tatticamente, con la fuga, se voluta, che diventa un mero abusare dell'intelligenza artificiale, che, onestamente, con gli esseri umani raggiunge bassezze da pieni anni 90 scarsi, ossia gli scarsi videogiochi degli anni 90. Così come il combattimento corpo a corpo è vergognosamente mediocre, davvero strano, con animazioni legnose, effetti sugli avversari poco evidenti, se non i danni, e nessuna personalizzazione nel modo in cui utilizzare i soli due attacchi disponibili. Che strano! Incredibilmente superficiale come approccio, visto tutto il resto, visto come ogni arco ha fino a 3 frecce dagli effetti diversi e molto complementari fra loro, che possono poi persino essere approfonditi con potenziamenti e sinergie, no? Che strano, lo ripeto, lo voglio ripetere, voglio essere ripetitivo in questo, strano. Senza poi lamentarsi di vere inezie come il minimo pop-up ambientale, una strana lacuna è in realtà l'uso poco intelligente delle missioni tutorial, che nel loro concetto sono interessanti. Ottieni un'arma, sblocchi una side quest per ottenere punti esperienza imparando ad usarla tramite una piccola sfida. Ma se non attive, non verranno mai completate, anche se raggiunti gli obiettivi passivi che richiedono al giocatore. Vi spiego. Se l'arco chiede di distruggere 3 serbatoi e lo fate durante una missione o gameplay libero, non vi darà nessun bonus di completamento, non sarà completata. Dovrete attivare la missione tutorial nel menu e lasciar perdere tutto il resto. Cioè, strano, no? E continuo a dire strano. Rendiamolo un motto. Perché poi l'ambientazione e le culture primitive sono eccezionalmente profonde e studiate. Ma i dialoghi di gioco sono altalenanti con quelle cose che io odio profondamente, che sono le passeggiate di chiacchiera in cui l'interazione è nulla e devi necessariamente camminare ascoltando un NPC. E spesso capita, nella loro coerenza, possono risultare poco interessanti. Gli approfondimenti di dialoghi multipli sono eccezionali, a volte le cose obbligatorie molto meno. È persino difficile capire in alcune istanze quando è la scrittura o la mancanza di essa a rendere un personaggio coerentemente o non distaccato. Specialmente per la clamorosa assenza, perché qui si parla di dettagli, ma in un gioco così pregno di essi è strano, la clamorosa assenza di cura nelle animazioni facciali durante questi dialoghi. Nelle cutscene sono eccezionali, ne ho parlato prima, ma nei dialoghi in-game normali? No, sono veramente purtroppo privi di vita. Ciò non di meno,
State aspettando quello che per me è il problema più grave, dopo l'intelligenza artificiale e gli spazi chiusi, no? Sì, ce n'è uno. Ragazzi, è l'override. È possibile creare letteralmente le macchine per cavalcare quelle più piccole o avere un temporaneo permanente alleato durante gli scontri. Ma è veramente un'idea appena accennata, mediocre nell'esecuzione. Che peccato, è un potenziale per il futuro, ma qui non va. Vi spiego il motivo. Se evitare che un'avi tempesta, un gigantesco volatile macchina grande come un camion, una volta creato, segua Aloy per permetterle di finire l'avventura senza battere ciglio, è chiaramente una scelta di design ragionata, il resto non lo è. Perché l'override uccide quella sensazione di libertà di scelta rispetto alla progressione. Perché, mi chiederete? Preparatevi. Farlo su una macchina non dona neanche un punto esperienza. E nemmeno una macchina sotto il nostro controllo che ne uccide un'altra lo fa. Questo spinge il giocatore in un brutto angolo, perché vorrà sempre comunque non ricorrere ad esso per ottenere dei premi, se non per delle fughe. Diventa utile per l'efficienza del videogioco, del videogiocatore, solo qualora il caso sia che vogliamo uccidere una creatura molto difficile senza sprecare risorse e lo facciamo fare fra di loro, così possiamo lootare i corpi. Tuttavia, è una lacuna veramente strana. Perché bastava veramente dare pochi punti esperienza per donare di nuovo quella sensazione di premio. Quello che invece non si spiega, e che non è giustificabile in quanto reale errore di programmazione che ho riscontrato più volte e mi ha veramente stordito, è che se in una missione, durante uno scontro, si fa un override, anche permanente, eterno quindi, di una macchina, la battaglia, lo scontro, non risulta vinto ed il gioco si blocca. Si blocca, ragazzi, perché bisogna vincere lo scontro per andare avanti e quella macchina non più ostile, che è comunque viva, conta come nemica e in vita. Bisogna quindi disattivarlo ed ucciderlo, il nemico, anche se non è più una minaccia. Appunto. Strano. Ed insomma, questo primo sguardo, sia per il suo ritardo che per il mio modo di aver fatto l'analisi appunto con più tempo, è molto vicino ad una recensione, lo so. Sapete però come la penso. Non è tale, perché non ho concluso l'avventura, e per questo mancano componenti centrali come la storia, l'endgame, il risultato dei collezionabili, che bisogna capire come sono divertenti o meno da trovare, visto che io non li apprezzo moltissimo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, ragazzi, questo è quanto. Ma come potete notare, nonostante i problemi siano terribilmente fastidiosi, lo diventano proprio perché il resto è una stupenda sorpresa. Brava guerriglia, brava. Perché questo Horizon Zero Dawn potrebbe essere la base per qualcosa di veramente eccezionale in futuro.